a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono FuroBintendo e oggi siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate. Allora, l'ultima volta ci eravamo fermati qua abbiamo passato il gran burrone lucente dopo, dopo quanto abbiamo un po' abbassato la luce, però vabbè, non importa. In questo episodio affronteremo Samus, libereremo Samus, all'attacco, vai, let's go! Oggi ammetto di essere abbastanza carico, come ho detto tempo fa, però vabbè. Dai. Allora, di che sai, Samus, cara? Anche Samus è un personaggio che so usare abbastanza bene, direi. Cioè, non per vantarmi, però insomma. Soryuken! Oh, io adoro Ryu. Io adoro essere la serie di Street Fighter. Infatti contro mio padre, contro Street Fighter, io vinco sempre. Vai, la scettro stella può tornare sempre utile. Vai. No. Allora, stai ferma. Può tornare utile per stordirla. Ok, vai. No, voglio. No, aspetta, dai. Colpo di grazia, no. Ok, stai ferma. Allora. Allora, stai ferma, carissima Samus. Daia. Colpo di grazia! No? No, dai! Colpo di grazia! Bene! Dopo tre volte, però, non importa. Il 3 è sempre vincente, direi. No, raga. Perfetto, dai. Perfetto. Bene, allora dove siamo finiti? Non lo so. Ok, Chiara ne ha mandato un colpo, non ho ben capito dove, però non importa. Siamo contro Luigi, da Dungeon Man. Let's go, vai, così. Dai, voglio fare un po' di cose in questo episodio. Non che le abbia programmate, però insomma. Vai, Dungeon Man. Ah, Luigi Max, ok. Perché c'è il tema musicale di... Ah, perché, forse perché... Ah, sì, è un personaggio di Earthbound, vero? Di Mota, cioè. Già è morto? Comunque, avevo ragione, i personaggi quelli maxi sono sempre quelli più stupidi. Cioè, quelli con il livello di CPU più bassa. Ecco, questo volevo dire. Vai, let's go. Andiamo avanti. Allora? Bene, dove siamo? Ah, stazione morta, mi sembra che... Vabbè. Kirby, Geodude. Allora, formazione, personaggi... Allora, chi usiamo oggi? Usiamo... non lo so. Usiamo Shake, che è da una vita che non la vediamo, pure lei. Vai. Scusi, grazie. Non so perché, ma a volte questo tasto... A volte questo tasto è un po' difettoso, non so perché. Vabbè. Spero che non succeda niente, però. Siamo partiti? Ah no, ho sbagliato, devo... Vero? Sì, ok. Shake, sì, grazie. Fammela scegliere, grazie. Oh. Vai. Let's go, vai. Dai, non voglio stare qua 50 anni. Geodude. 4 Kirby. Ok, questa qua potrebbe essere un pochino difficile. Ok, più speciale in giù. Quindi Kirby userà più volte l'attacco roccia. Eh sì. Ok, l'ho colpito bene. Colpito. Come dicono i marinai, colpito e affondato. Vai. Mi era sembrato di aver visto qualcosa che mi poteva tornare utile. Ok, bene. Sono talmente abituato a usare la tecnica roccia di Kirby che sembra che adesso Shake sia l'avversario e io sia i 4 Kirby. Cioè, vi pare?
Ok, vai, un'altra andata. Vai, un'altra andata. Dai, ne manca uno solo. No, allora. No, non so cosa sia successo, però non importa. No, dai, dai. No, allora, stai fermo. Colpo di grazia! Perfetto! Dai, è così, raga. Geodude, vai. Resistenza. Forse lo userò in futuro, forse se ci avrò qualche problema. Ah, comunque non ce l'ho ancora fatta, raga. Cioè, dal primo, quello là del marinaio, dalla prima lotta del marinaio che ce l'avevo fatta, stavolta non riesco proprio. Abbiate pietà, forse non riuscirò mai, però non importa. Non ci sono personaggi da liberare, quindi andiamo avanti, vai. Ganondorf, ecco, questo può essere un problema, dai. Dai, Shake mi sembra appropriata, direi. Spero che non sia troppo infame come la lotta di tempo fa. Ok, io in questo gioco Ganondorf lo odio. Cioè, perché fa degli attacchi assurdi e inoltre non si può stunnare quando si attacca. Ok, sta battaglia può essere un problema. Dai, porco mondo. Niente, mi ha ucciso. Mannaggia a lui. Niente, mi ha ucciso. Niente, non ci riesco proprio, raga. Alla prima botta ormai con Ganondorf non ci riesco proprio. Niente, vieni qua, amico mio Kirby. Mi serve più resistenza che altro. Anzi, no, usiamo che... Vabbè, no, per sicurezza usiamo Kirby perché non voglio stare qua 50 anni, dai. Che già siamo a 7 minuti secondo il programma. Dai. Allora, contro chi? Allora, con Kirby. Ah, vero, non posso saltare tanto, vero? Ok, almeno posso passargli attraverso, almeno quello. No, perché passargli attraverso mi sembra la tecnica migliore contro questo boss. Cioè, contro questa battaglia. Vai, la mina, può tornare utile. No, dai, non volevo andare sopra la mina. E dai, porco mondo. No, basta con ste prese del cavolo. Turio. No, il calcio. Ok, più. Oh no, la torta. Ok, almeno l'ho presa. Oh yeah. Oh, oddio che fortuna. Oddio. Aveva l'attacco pronto. L'attacco smash pronto. Oddio, al secondo tentativo non ci stavo credendo. Oh mio Dio. Ok. Contro Ganondorf in questo gioco, allora, una cosa che ho appena imparato. No, usate sempre un attacco che possa passare attraverso il personaggio, raga. Ricordatevelo, eh. Ok, allora. Vai. Abbiamo questi qua che possono tornare utili, vai. Dammi delle sfere energia, ti prego, sono leggermente accorto. Perfetto. Le sfere energia, che caspio siamo in Kirby's Adventure Wind? Mart, Felix. Allora, formazione, perché Kirby, no? Kirby è troppo OP. Usiamo Capitan Falcon, che anche lui è da una vita che non usiamo. Capitano, dove sei? Eccoti qua. Povero capitano. Capitan Falcon! Let's go, vai. Già siamo a 10 minuti, secondo il programma. Dobbiamo arrivare almeno a 20. Scossa il terremoto, ecco, i terremoti, mannaggia la miseriaccia. Devo stare attento. Oh, bene. Oh no, il terremoto, cavolo, no.
Oh, bene, l'ho ucciso con il po. Con il. Con il po. Con il po. Con il blocco POW. Il blocco esplosione. Non so. Non ho. Non so. Non so il nome ufficiale di quell'oggetto. Vai. Andiamo avanti. Non facciamo troppi commenti, vi prego. Dai. Andiamo avanti. Dai, allora. Katana, bene, Shake, all'attacco, vai. Katana è uno dei miei, sono uno dei miei personaggi preferiti della saga di WarioWare. Vai. Ah, due ce ne sono. Oh, che cacchio mi hanno lasciato queste? Che caspia sono? Esiste il personaggio che aiuta di Katana? Non lo sapevo. Ok, mi possono tornare utili qua gli oggetti, mi possono tornare utili. Non era quello che volevo fare. Ok, vai, il buco nero può tornare utile. Non so bene cosa sia successo, però non importa. Scendete lì per cortesia. Oddio. Ok, va bene. No, dai, quell'oggetto, ma come si fa poi? Sono morto. Mannaggia, stavo per vincere, maledizione contro queste. Dai. Ok, quanto odio quando c'è quell'oggetto, perché poi io non so come rilanciarglielo contro quando me lo danno a me. Ok, bene, gli ho sferrato un pugno al punto giusto. No, dai, come hai fatto a schivarlo? Ok, bene, l'ho quasi ucciso. Ok, l'ho uccisa una, bene. Bisogna andare a tempo con Capitan Falcon. Sì, però se tu sei scema, La bomba può tornare utile. Anche questa può tornare utile, vai. Dai, che è quasi morta. Questa, la palla da baseball. No, dai. Bene. Con il quarto pugno l'ho uccisa. Bene. Vai, 13 minuti. Vai, Katana. Bene. Questa battaglia però non è. Però è stata più difficile di quel che mi aspettavo, però, sinceramente. Mi porta sto treno? No, voglio sapere il treno. Vabbè. Sapere che il treno. Vabbè, non importa. Bomberman, vai, amico mio. Futuro probabilmente lo porterò a Bomberman. Allora, dove posso andare? Allora, come si ci arriva lì? Come ci si arriva lì? Non capisco. Non mi interessa questo, voglio sapere come diamine ci si arriva lì da quel treno lì. Ah, da lì, ok, non avevo visto, pardon. No, perché sto treno mi incuriosisce. Ah, ok, serve prima un macchinista. Ecco, mannaggia. Andiamo di qua, va. Shake, Cammy. Formazione. Ah no, Capitan Falcon l'abbiamo usato. Ah no, vero. Personaggi. Allora, un altro personaggio che non usiamo da un po'. Andiamo con Mega Man. Allora. Vai. Non so perché, ma a volte non va. Non so perché, però vabbè. Deve essere un difetto mio. Vai, all'attacco. Let's go. Non so che canzone sia, però è molto bella. Vai. Ok, io ho appena lanciato una lama. Ok. Con Mega Man è meglio sfruttare le trottole. Ho detto la trottola, Mega Man. La trottola! Oh! Visto? Così sarete quasi sempre invincibili. No, me ne sono accorto dopo che ce l'avevo addosso.
Allora, se sei bastarda. Ok, vai. È meglio usare la tecnica schiva e poi l'attacco. Veloce però. Vai, che è quasi morta. Oh no. No, e dai, ma perché? Dai. Non mi sferrare troppi. Ok, non mi ha ucciso, fiuf. Dai, che è quasi morta. Oh, bene, fiuf. L'ho uccisa prima io. Al primo tentativo non ci stavo sperando proprio. Ok, vai. Vai. Scusa del rutto. Cosa c'è? Ah, la nube. Oh, vai, Bomberman. Oh, un'area infuocata. Questa qua mi ricorda tanto. L'area vulcano di Pokémon Sole mi ricorda tanto. Non so dove andare, raga. Cos'è? Una leva? Cosa fa? Ah, ok, attiva qualcosa. Però non abbiamo macchinista, infatti. Andiamo a prendere quello scrigno, va? Vai, Rob da Digernat. Ok. All'attacco. Ecco, questa battaglia. Sta battaglia soltanto dal personaggio. Dallo spirito sa di bastardo. Vai. Oddio, una mega trivella pure. Ok. Ok, ha tolto la trivella. Ok, ha preso io prima io la trivella, vai. Mori. Ah, è morto subito. Questo boss sta di bastardo, ma manco per niente. Vai. Vai. Dai, che facciamo un'altra battaglia, poi basta. Credo, non lo so. Oh, lo scrigno? Fai prendere lo scrigno. Ah, devo ruotare. Pit, mago melanzana. Ok, non so. Della serie di Icarus, ok. Formazione. Cioè, abbiamo Pit, non mi ricordo. Boh, mi sembra di sì. Sì, ce l'abbiamo, dai, usiamo Pit. Anche lui è da un po' che non usiamo. Pit, vieni qua. Dai, biondo, let's go. Contro Pit Oscuro mi sembra che sia la cosa giusta, no, raga? Attacco, vai, let's go. Mago melanzana. La mia difesa diminuirà, te pareva. Ma come ti permetti di usare gli scudi, eh? Dammi la ciambella, ananas. Dammi l'ananas. Si è suicidato? Ma i personaggi posso. La CPU può essere così scema? Vabbè, lasciamo stare. Andiamo all'episodio e basta. Che prima di scendere nel trash ancora di più. Cioè, non nel trash, però insomma. Vai, dammi lo scrigno. Cosa contiene? Sfera abilità, vai. Vabbè ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come dico sempre, in questo episodio direi che sono stato molto più attivo del solito, direi, no? Poi c'è una bella qualità webcam, quindi direi. Vabbè, spero che il video vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, iscrivetevi anche alla mia pagina Facebook e Instagram che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella qua in alto a destra e noi amici miei ci rivedremo presto.